Stomp harder. Yeah. Stomp harder. Stomp harder. Yeah. Stomp harder. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stomp Fighter TV. C'è la Fauci Francesco, non ti perdere il film. Se non piace la lotta, non passarci da qui. Stomp Fighter TV. Allora, bentornati cari amici di Storm Fighters TV a questa puntata di Fighting Week Special. E oggi è una giornata, una puntata special, perché abbiamo avuto qualche problemino tecnico, quindi abbiamo improvvisato e ci siamo arrangiati con le varie tecnologie, entrando da Instagram, poi esci da là, prova con un'altra cosa, insomma alla fine siamo riusciti più o meno a fare il collegamento con il nostro ospite Nicolas the Good Boy Esposito, e vi faccio vedere un po' come ci siamo attrezzati. Gentilmente scriveteci per dirci se sentite tutto quanto. Ecco qua il nostro Nicolas Esposito e Marco Filippini. Salve a tutti. Allora, Nicolas. Ciao Marco. Siamo riusciti più o meno ad organizzare il tutto quanto, chiaramente con i mezzi di fortuna, bene o male, spero che si senta, quantomeno questo. Tu Nicolas ci senti, almeno questo? Io benissimo, speriamo che riescano a sentirci gli altri. Ora vediamo un attimino cosa ci dicono. Facciamo una cosa, nel frattempo ti lascio un attimino nelle mani del nostro sommo sacerdote, perché tu devi sapere che per noi Marco Filippini è il sommo sacerdote. Sappi che lui saprà quante volte ti alleni, saprà quante volte mangi. Lui è uno che, come dire, studia a 360 gradi di qualsiasi tipo di pugile in qualsiasi parte del mondo. Ok, qua per fortuna c'è Opse che ci dice si sente bene. Grazie Opse per il commento tecnico. Ok, ci siamo. Allora vai Marco, comincia tu, dai, poi intervengo io. Allora, prima cosa ti volevo fare i complimenti del match, ma già te l'ho fatto, hai fatto un match stupendo, è stato fantastico, bellissimi i montanti che l'ho visto un po' in difficoltà alle prime riprese a Lorica, e quanto vedo hai recuperato anche già la faccia, io tutti questi colpi presi non li ho visti, ci spieghi un attimo cosa è successo, perché io non ho visto tutti questi colpi che hai preso, anzi ho visto un bel movimento di tronco. Sono contento, mi fa piacere, anche perché mi sono allenato molto su quello, sulla parte della difesa. Se mi avrei guardato anche nei match precedenti, ero uno che preferiva l'attacco, punto e basta, in un certo senso, e la mia difesa era semplicemente alzare le mani, o se no contrattaccare il prima possibile. Non stavo troppo attento alla difesa, al movimento di tronco. Negli ultimi combattimenti invece mi sto impegnando tanto per riuscire a dare molto più spettacolo anche a chi mi guarda da fuori, anche agli arbitri, ai giudici, quindi muovendo parecchio la cintura, evitando più colpi possibili. Quindi premetto che io non sono un giudice o un arbitro, però molti dei lividi che mi avete visto dopo il combattimento non erano del tutto pugni, molte erano testate e qualcuna era anche una qualche gomitata che mi è arrivata. E però va bene, l'abbiamo portata via bene lo stesso. Alessandro Buratto, il mio catman, ha fatto un gran lavoro, quindi siamo riusciti comunque a fare le 10 riprese. Però penso che tu abbia visto bene il combattimento, non sono stati tutti pugni, ecco, i segni. No, ho notato qualcosina tra la quinta, quando Lorica ha iniziato a carburare, che comunque sì, molti colpi erano sporcati, ecco, comunque sì, c'era soprattutto nel corpo a corpo, e ho notato questa cosa, quindi magari da sotto si è visto, i giudici hanno visto completamente un combattimento diverso, ecco sì, il vantaggio ai cartellini, perché poi abbiamo sentito le dichiarazioni di Lorica, però poi tu giustamente con gentilezza hai risposto facendo lasciare le critiche, ecco, hai fatto scivolare tutto, non ascoltando più di tanto.
Quindi volevamo sapere la tua versione anche giusto perché darti parola. Sì, 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 sì. Poi, come hai detto bene te, fondamentalmente a me non è che piace tanto stare lì troppo a giustificarmi o a dover discutere anche con il pugile. Lui ha dato una grandissima prestazione. Io ho fatto il possibile per regalare un grande spettacolo, quindi pensavo fosse giusto venire fuori in maniera più pulita, ecco, senza doverci mettere lì come due ragazzini a fare delle discussioni inutili, anche perché non sono io che decreto la vittoria o la sconfitta. Io faccio il mio lavoro come lui ha fatto il suo, poi non spetta a me dire se ha fatto bene o se ha fatto male. Lui invece, ho visto che mi ha aggredito anche parecchio, non gli andavano giù determinate cose, io ho pensato giusto fosse giusto lasciar correre. Quindi va bene così. Infatti hai mostrato comunque molta gentilezza, che il tuo avversario comunque non si è risparmiato. Adesso era forse lui ha detto addirittura che aveva vinto, un pareggio era stretto, poi ti ripeto, dalla televisione si vede differentemente, però gli giudici sotto penso che hanno fatto le loro valutazioni e comunque le prime cinque le hai vinte tutte tu, poi dopo il match comunque non si può carburare sempre dalla quinta in poi. Ecco, ma Marco, se permettimi di introdurmi su questa chiacchiera, prego. Perché io me lo sono rivisto con calma, perché in tutta sincerità in quell'occasione sono arrivato alla fine, quindi ho detto vabbè, poi me lo rivedo e me lo sono guardato proprio con calma. Allora, intanto questo montante che arriva da ogni dove, dico, l'hai preparato a dovere o è una tua caratteristica, è un marchio di fabbrica, diciamo così? No, l'ho preparato, non è per niente un marchio di fabbrica, anzi è un colpo che io non ho mai provato a tirare fuori, soprattutto sul ring. Ho sempre provato un po' nello sparring o nei colpitori, però è una cosa che sul ring non mi sentivo ancora pronto di fare. Negli ultimi sparring che stavo facendo e nell'ultimo match contro D'Antoni, quello del 19 di dicembre, ho visto che veniva fuori bene, riuscivo a trovare subito la misura per poterlo tirare, e allora ho detto, ma quale situazione migliore, contesto migliore per poterlo far vedere, e quindi ci ho provato. Ho visto che veniva la prima volta e ho detto vai, diamoci dentro allora. Ma sono entravano che erano una meraviglia, cioè nel senso, allora attenzione, c'è da dire che Loriga obiettivamente entravano pesanti e le ha assorbiti obiettivamente in una maniera, cioè nel senso che io ho visto prima la dichiarazione di Loriga, no? Col discorso la faccia sì. Mia, la faccia sua, eccetera. Io non avevo ancora visto l'incontro, allora ero proprio curioso, sì. Ho detto ma voglio vedere che è successo in questo incontro, cioè com'è andata la situazione, no? E dico, Marco lo sa, io sono molto critico e molto obiettivo, ma sinceramente devo dire che forse dal mio punto di vista, forse il primo, se un giudice poteva dare il punteggio a Loriga, e forse, dico col punto interrogativo, gli ultimi due, forse, ma poi per il resto, nel senso che Loriga ha fatto un ottimo lavoro, su questo non c'è ombra di dubbio. Non c'è dubbio. Ma il tuo lavoro, ovvero il movimento della cintura e questi continui schivate, cioè lui sì, dava un sacco, un alto volume di colpi, ma andavano pressoché tutti a vuoto. Non vuoto. Cioè comunque, almeno io... E poi quando andava a vuoto, bam, uscì questo che io, guarda, ci penserei a metterlo come marchio di fabbrica. Marchio by Esposito, no? Lo mettiamo come brevetto. Io ci penserei, perché ho visto che... Volentieri. Che dici, Marco? Come l'hai visto Volentieri. Con questo montante? Guarda, è stato un montante bellissimo. Io pensavo che cadesse alla seconda, quando ho visto quel montante ho detto, bravo. Secondo me cade, non arriva alla fine del match, anche perché ho visto proprio forza in quel montante. Questo è sì. Merito di papà tuo, scommetto, comunque, che sì. So che è il tuo maestro, quindi sì, 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 sì. Anche allora un saluto a tuo padre, quindi che ho visto che ti prepara benissimo, perché ho visto anche dei video degli allenamenti e... Sì, comunque sì, sì, vai sì. Molto in forma, cioè arrivi al match proprio perfetto. Sono due i miei allenatori che ci tengo a ringraziare, e l'altro è mio fratello più piccolo, lui è Mattia Esposito. Anche lui ha combattuto fino a 3 o 4 anni fa,
quindi come ti posso dire, lui è ancora caldo, le sensazioni, le emozioni che si possono provare sul ring per lui sono molto molto vicine, noi basta guardarci negli occhi, ci siamo già capiti, e infatti i lavori vengono divisi nell'arco della giornata in due parti, una parte di lavoro che faccio con mio padre, una parte di lavoro che faccio appunto con Mattia, quindi il merito sicuramente va spalmato per tutti e due, va dato ad entrambi. E chi è il più tosto tra tuo padre e tuo fratello, chi è il più tosto come istruttore, no? Come coach? Entrambi sono due bei rompipalle, se si può dire. direi che si può dire. Devo dire sì. Che in effetti hanno fatto un ottimo lavoro e comunque obiettivamente complimenti per il cardio, perché ragazzi, cioè, hai fatto 10 riprese non stop, non sei indietreggiato una sola volta, cioè io ti ho visto sempre macinare. Una critica che ti posso fare, una critica sì. Personale, è probabilmente qualche sbracciata di troppo, soprattutto col gancio destro, che magari se fosse entrato un pochettino più corto, una mia critica, poi tu mi dici se l'avete vista pure voi oppure no, solo l'unica critica. Hai ragionissimo, mi bastava fare solamente mezzo passettino più in avanti e quel colpo entrava, cosa che noi avevamo provato un sacco di volte, ma nella foga di provare a tirare il colpo, perché è un pugile molto intelligente, quindi a centro ring riuscivo anche a prenderlo. Quando lui si avvicinava alle corde, faceva leva sulle corde e si spingeva molto più indietro, quindi risultava più alto di me. Quindi bastava un mezzo passettino in più e il gancio destro entrava. Quindi sono d'accordissimo con te, un errore da non rifare. D'altronde, attenzione, stiamo parlando di Marco, che ha combattuto con una persona che di boxe ne ha macinata. Cioè, ha combattuto con uno che ha combattuto con Chavez Junior e stava vincendo i punti, se non arrivava quel KO. Cioè, quindi è uno che porta anche molti colpi. Cioè, in un round ne porta tantissimi e deve essere stancante comunque stargli dietro. E l'abbiamo visto con Socci prima del tuo match con te, comunque sì. Socci anche era sicuro della vittoria, ma poi ha messo più colpi lori, che quindi un maggiore. Però tu comunque questo titolo italiano ci dovevi arrivare, hai fatto un percorso straordinario, cioè comunque 14 vittorie con questa, anche 5 prima del limite, comunque non sono sì. poche, anche perché la tua categoria anche in Italia è molto ingolfata, abbiamo ragazzi molto parecchi, quindi il titolo italiano sicuramente ti potrà aiutare a scalare poi le classifiche, e te lo meriti comunque. Grazie, sono contento. Come ti sei preparato per questo incontro, Nicolas? Più o meno, dai, senza svelare i trucchi del mestiere, chiaramente. Sì, ma se posso dirti la verità, mentalmente, e lo ringrazierò per sempre, tra l'altro vorrei fargli una chiamata o comunque scrivergli un messaggio, devo ringraziare tanto D'Antoni, perché il combattimento che io ho fatto con lui a dicembre mi ha aiutato molto a crescere, sia mentalmente che fisicamente. Era la prima volta che combattevo sulle 8 riprese con un pugile che ha veramente fegato da vendere, un cardio esagerato, una grandissima tecnica e due mani veramente pesanti. Quindi lui mi ha aiutato molto e devo ringraziarlo davvero tanto per questo. Per poi fisicamente non ho dovuto fare nient'altro che riposare solamente nel breve periodo del Natale, e dopo sono subito rientrato in palestra. Sapevo che volevo farlo, quindi parte di questa vittoria la devo alla fame che avevo di arrivare a vincere il titolo d'Italia, quindi sicuramente è stata quella la chiave vincente. Avevo fame, avevo tanta voglia di arrivare, e sicuramente in parte appunto è stato quello. E poi i trucchi, credi. A questo punto ti faccio una domanda, togliendo tuo padre e sì. tuo fratello, no? A quale sì. pugile ti ispiri? Qual è il tuo pugile che tu dici io così devo essere, io devo diventare come lui? A me piace tanto Miguel Cotto, è veramente il mio idolo, è la persona dalla quale io prendo più ispirazione possibile, anche come persona. Poi io non so realmente quello che può essere nel suo quotidiano, però dalle interviste che ho visto, dai rapporti che ha con sua moglie, con i suoi figli, mi sembra veramente una persona
spettacolare, quindi io prendo molto molto esempio da lui, sia sul ring che fuori, mi piace davvero davvero tanto. Ok, ok. Comunque è un ottimo idolo, si ispira a uno dei migliori pugili della sua categoria, comunque ha fatto la storia, comunque Cotto ha combattuto anche con Branco, è un bellissimo match. Sì. Però Nicolas, adesso ti volevo fare una domanda particolare, ma di solito al titolo italiano si arriva dopo 7-8 match, tu ci hai messo un po' per arrivarci, ti hanno fatto un po' sudare per questo titolo, cioè la famiglia Kerchi, perché di solito 8-10 è subito vai, titolo è fatto, però tu più gavetta. È vero, è vero, è vero. Non so sinceramente... Non saprei neanche darti una risposta vera e propria. Ti posso dire che io ho molto rapporto con Alessandro Kerchi e mi fido di lui. Era lui che in un certo senso doveva dirci quando eravamo perlomeno più o meno pronti. Quindi ha voluto farmi fare questo combattimento del 19 di dicembre contro D'Antoni. E lì penso di averlo convinto, dopo aver dato una buona prestazione, credo. E appena è saltato fuori l'opportunità di disputare poi il titolo italiano, lui l'ha subito colta e me l'ha fatto disputare. Però sicuramente sì, è vero, vedo molti pugili che dopo 7, 8, 9 combattimenti sono già abbastanza maturi per poterlo fare. Si vede che io avevo bisogno di macinare un pochettino di più. Può essere anche che non si tratta di maturità, ma semplicemente di... Guarda, forse arrivare a un titolo così importante dopo più match può essere anche una fortuna per certi versi. Perché c'è da dire, Marco, che effettivamente ci è arrivato molto preparato, cioè, non so se al settimo match sarebbe stato altrettanto preparato come lo è stato in questa occasione. Non si tratta di questo, Francesco, apprezzo più un pugile come Nicolas che ci mette più tempo che altri pugili che magari vincono l'italiano e poi non sono strutturati per andare fuori. Ricordiamoci che il titolo italiano deve essere un passo, penso anche per te Nicolas, il primo passo di una carriera. Lo è. È la cosa che ho tenuto a dirci subito o prima o dopo dell'intervista, del combattimento, non mi ricordo, che può sembrare un gran traguardo, però fondamentalmente è solamente uno dei primi, cioè dei tanti titoli che mi piacerebbe riuscire a vincere. Quindi sicuramente il titolo italiano ti dà sicurezza, ti dà un certo tipo di fiducia, però c'è molto altro da andarsi a prendere sulla tavola, quindi c'è da riposare, da ripartire il prima possibile, perché è adesso il momento di portare a casa più titoli possibili, quindi sono d'accordo con te. Anche adesso... Vai Francesco, vai, dopo gli faccio una domanda in base ai colori delle cinture. Infatti dico, d'altronde, scusami, tu adesso quanti anni hai adesso? 26. 26 anni, quindi diciamo che hai i prossimi 5-6 anni dove devi, come dire, dare di brutto, cioè prendere tutto quello che c'è da prendere per due motivi. Uno, giovinezza, due, fame, cioè nel senso... Esatto. Devo conquistare. Io dico, chiaramente, attenzione, io dico 5-6 anni, ma possono essere tranquillamente anche 14 anni. Dico, in questo caso, Lori che ne va a 42 ha fatto un match di tutto rispetto. Ok, però diamoci dei termini classici che sono entro i 33, no? 34 anni. Quindi, giusto. Come dire, ti devi mettere a cabeza giù e via a lavorare come un toretto, sì. Sì, assolutamente. E dico, non è sicuramente questo il momento per sedersi. Bravo. E dico, a livello internazionale, i primi traguardi che tu vedi un po' così, cosa vedi? Cosa vedi all'orizzonte, dai? Guarda, non ti saprei dire. Secondo me l'idea della famiglia Kerchi è quella di farmi difendere la cintura una o due volte, con sicuramente dei pugili di prestigio e di valore che possono anche lì aiutarmi a crescere e a maturare sempre di più e poi portarmi fuori a livello internazionale. Quindi secondo me potrebbe essere questa, però non voglio dirti una stupidata. Ok, vai Marco. Ma a te come cintura quale colore ti dona di più secondo te? Cioè, quale... Il verde. Vabbè il verde. Ma io però ti vedrei anche con un bel rosso, sai? Ci sta, volentieri, volentieri. Perché guarda, no?
Io un match che vorrei vedere è un Esposito Prodan, secondo me è divertente. Wow. Potrebbe venire fuori sicuramente un bel combattimento. La vedo un bellissimo combattimento, perché siete due pugili che non vi scansate dalla lotta, ecco. Per niente, un cardio esagerato, a tutte e due piace molto fare il corpo a corpo, quindi combattere sulla media e sulla corta, potrebbe venire fuori un gran bel combattimento. Ci ho pensato, dopo Prodan e Cristoforo ho detto, ma secondo me un Prodan Esposito ci può stare, secondo me è divertente da vedere per noi appassionati, per voi poi lo sarebbe sicuramente, per noi sicuramente è una guerra, però a voi potremmo regalare un gran spettacolo. Sì. E poi è un derby comunque di famiglia. Siete tutte e due nella Opi, la Opi sì. Piena di pesi welter, ha fatto una scuderia di welter assurde, te, Morello, Prodan, chi più ne ha più ne mette. Verissimo. Adesso mi sa che mi fanno passare anche Sador Martinez nei welter. Figlia, è pesante quello. poi si ingolfa tutto. Sì. Beh, in effetti, vedendo la prestazione di Prodan di venerdì, che c'ha una castagna di quelle davvero pesanti, perché ha avuto difficoltà a beccarlo a Cristofori, ma quando l'ha beccato, mamma mia! Eh sì. E infatti, a parere mio, il combattimento di Cristofori l'aveva pienamente indovinato. Quello che doveva fare con un pugile come Max è stargli alla larga il più possibile, continuare a tocchettare, restare fuori, e così avrebbe portato avanti il combattimento. La fame di Max e la voglia di vincere di Max alla fine sono venute fuori, perché lui non ha mollato un secondo, non si è mai fatto demoralizzare, e quando Cristofori ha fatto un passo falso, lui ha aggredito e ha vinto il combattimento. Quindi anche quello penso che faccia parte della maturità di un pugile o meno. Non demoralizzarsi mai, non farsi mai frustrare dalle riprese che si possono perdere, e quando è il momento giusto si attacca. Anche in un combattimento del genere ci ha insegnato che fino alla fine delle riprese il match non è finito. Quindi cavolo. Onore sicuramente a tutti e due. Cavolo. Il match anche quello. Un match spettacolare. Sì, tra l'altro, come Marco sa, è lo stile di match che a me piace, no? Vedere due stili a confronto e usare l'intelligenza e l'aggressività da una parte. Perché lì era proprio lui che era là al centro che cercava di beccarlo e l'altro che pizzicava, usciva, si spostava. Cioè, non era facile da prendere, un bel movimento all'interno del ring, eh? Tanta benissimo. Roba. Poi sì. Ha peccato un po', tra virgolette, di ingenuità, tra virgolette, sì. Però a me è piaciuto molto la dichiarazione di Prodan, alla fine dice, se tu volere fare maratona, tu vai a fare maratona. Però ci sta, dai.
Devo ricaricare la pagina. Noi invece eravamo presentati come club davanti alla nazionale tedesca, austriaca e svizzera. Noi siamo arrivati come club, come APOT, e sia io, che ci tengo anche a dirlo, Simone Brusa, che è un altro pugile professionista, siamo arrivati a medaglia. Io vinsi l'oro e lui l'argento, quindi questo è il ricordo più bello che ho del dilettantismo. Dopo ho fatto un altro paio di tornei abbastanza impegnativi e internazionali. E da lì, dopo una bella esperienza che ho fatto a Manhattan di un mese, ho deciso di passare poi professionista. Ragazzi, scusate, mi sentite adesso? Sì, ci sentiamo, Francesco. Oggi è la giornata un pochettino dei problemi tecnici. Fate rapidamente il riepilogo, perché nel frattempo che voi stavate parlando si è staccato l'audio, non so come mai, non chiedetemi il perché, mistero della abbiamo tecnologia. Abbiamo parlato della carriera dilettantistica di Nicolas, mi stava dicendo che comunque si è tolto delle soddisfazioni in questo tantistica e che appunto ha vinto un oro AIBA, che è stato il suo riconoscimento più importante, e gli stavo appena per fare la domanda: meglio il dilettantismo o il professionismo? Perché okay, poi ci sono alcuni pugili che il dilettantismo lo odiano, cioè al tipo alcuni ne parlano proprio male del dilettantismo. Intanto voglio ringraziare Ops, che ci sta facendo da assistente tecnico in remoto. Ma sai chi è Ops? Lui è mio fratello, il mio secondo allenatore, mio fratello più piccolo, l'ex pugile. Allora lo salutiamo. è lui. Bravo. Per quanto mi riguarda, io da professionista riesco a dare un pochettino... più animo a tutto quello che so fare, mentre invece nel dilettantismo ero un pochettino più vincolato, perché sono uno che carbura sulla distanza delle riprese, quindi più ci sono riprese io più mi trovo meglio, chiaramente, perché riesco a carburare con tutta calma. E nei combattimenti che io ho perso, che fortunatamente non sono moltissimi, ma quelli che ho perso da dilettante li ho persi per quel motivo qua, perché mi ritrovavo davanti a me pugili che tiravano un milione di colpi già dalla prima ripresa, quando io invece avevo bisogno di scaldarmi, di trovare la misura, di pestare un po' il ring e quant'altro, e già dalla seconda in poi, che incominciavo a carburare e facevo la terza meglio della prima, quando lui invece alla terza era già stanco, e il match poi finiva. Quindi io sicuramente mi trovo molto più avvantaggiato nel professionismo, parecchio. Sì, anche perché poi i dilettanti a un certo punto basta che la prima ripresa va bene, bravo, hai perso tutto il match poi. Esatto, le altre due non si contano, sono no, così. Cioè, esatto. Va bene, è andata bene la prima, tutto a posto, ci vediamo nel prossimo match. Esatto.
È un po' brutto. Poi non so se tu hai fatto anche un po' di epoca delle macchinette, quindi sì. Era uno strazio quelle macchinette, proprio il divertimento che se ne andava, cioè prendevi quei pugili che toccavano, uscivano, correvano, e il nervoso proprio, cioè... Esatto. Infatti nulla a dire a loro, perché fondamentalmente quella è la loro box e gli veniva bene, quindi gli bastava semplicemente toccare e facevano punto. Il problema sono state proprio queste macchinette per pugili come me, dove ci ritrovavamo parecchio svantaggiati. Soprattutto ti piace la corta distanza e di colpi ne dai e ne prendi. Quindi lì sono punti che vanno su e vanno su e vanno su. Quindi non ho... Ma meglio... infatti molti ragazzi della tua età comunque sono passati al professionismo più o meno là, cioè siete tu, Morello e altri turchi anche per lo stesso motivo, penso, cioè era fastidioso, anche perché poi diciamo che il dilettantismo in Italia è un po' chiuso, ecco, rispetto al resto del mondo, ma anche il resto del mondo, il pugilato professionistico è quello che porta soldi, è quello che fa spettacolo, questo, si deve fare questo. Anzi, speriamo che prenda ancora più vita in Italia, speriamo veramente. Anzi, io vi ringrazio perché state portando comunque di nuovo la box italiana ad alti livelli, era da una vita che io non vedevo match del genere in Italia, quindi... Da zone matchroom. Ma a questo punto, Marco, mi hai dato un assist, perché vorrei sentire un po' l'opinione di Nicolas sullo stato di salute. Perché tu devi sapere, caro Nicolas, che io e Marco, no, con il sommo sacerdote Filippini, e praticamente ogni volta siamo lì, perché io provengo dalla Kick, quindi dove c'è un concetto differente, c'è tutta una situazione un pochettino diversa come mondo, e ci scontriamo in senso amichevole sul discorso dei vari incontri, no? Per esempio il tuo incontro per me è stato un bel match, bello scambio continuo, io do, tu dai, eccetera. Altri match a volte risultano essere particolarmente noiosi e un po' a senso unico, no? E ora io ti chiedo, tu da addetto ai lavori, cos'è che sta mancando, perché si sente questa, che il pugilato ha bisogno di aria fresca o di qualche cosa di nuovo. Tu, secondo te, quale potrebbe essere la formula vincente? Secondo me più visibilità possibile, perché di ragazzi che hanno voglia di lavorare e di regalarvi dei grandi combattimenti, dei grandi spettacoli, ci sono. Quello che a noi serve è la visibilità, perché dal momento che c'è la visibilità e anche ci sono persone o pagine come voi che si prestano a dedicarci anche semplicemente un'oretta, fa appassionare la gente, fa incominciare a parlare di nuovo la gente per le strade dei pugili e a farli riconoscere per uno sport vero e proprio. Palcoscenici importanti come quello di DAZN organizzato dalla famiglia Kerchi, si inserisce Match Room e personaggi di spicco possono aiutare un sacco, possono far avvicinare anche gli sponsor e quindi creare riunioni anche più grosse. Quindi semplicemente penso che manchi solamente quello, un pochettino di visibilità, ecco, di continuare a far parlare le persone del pugilato e dei pugili che in Italia stanno facendo bene, che hanno voglia di andare anche all'estero, di far sapere che ci siamo, perché ultimamente si sente anche parlarne molto per le strade di pugilato. Se torniamo indietro a 3 o 4 anni fa non se ne sentiva più parlare, se torniamo indietro a 7-8 anni fa i pugili, e io mi incazzavo come una bestia, all'epoca erano visti in un certo senso come balordi, come uno sport, ma veramente, ma chi te lo fa fare andare a menare la gente, a prendere dei pugni, mentre invece adesso grazie a pagine che ne parlano, grazie a riunioni importanti, a persone che si espongono, incominciamo a ricevere un po' il rispetto che meritiamo. Quindi secondo me manca ancora un pizzico di quello, però penso che siamo sulla strada giusta, dai, stiamo andando bene. Quindi continuiamo così. Beh, devo dire che tu stai dando un grande contributo a questo. Ci provo. Se continui con questo, ricordiamoci il marchio di fabbrica, mi raccomando, al fratello e al papà, il marchio di fabbrica mi piace. Okay. Quel montante mi è piaciuto, Ha dato un grande spettacolo. Sì, in effetti sono pienamente d'accordo. Che dici, sommo sacerdote?
No, sì, lui sta dando un apporto come gli altri ragazzi che comunque di Matchroom, ma anche gli altri ragazzi della promo box che si stanno impegnando tantissimo per portare in alto il pugilato. Ricordiamoci che comunque è uno sport dai saldi valori e principi, è comunque uno sport che crea legami che comunque ti restano per sempre. Ricordiamoci questo, comunque Cristo. la palestra diventa la seconda famiglia. Il team è famiglia, ricordiamoci questo, ricordiamoci sempre questo. Quindi il team diventa la seconda famiglia, se non addirittura la prima a volte. E loro si stanno impegnando tanto. Quindi spero per tutti loro, per Nicolas anche in primis, che andranno all'estero e faranno una grande carriera pugilistica, come negli anni 80 e 90, quando c'era la Fernet Branca, che di pugilato se Esatto. ne sentiva parlare sempre. Verissimo, verissimo. Sono stati gli anni d'oro del pugilato italiano, gli anni 80. Sì. Poi purtroppo le malgestioni della nostra federazione che c'è stata ha distrutto tutto il buono che avevamo fatto. Però devo dire la verità che la famiglia Cherchi è sempre stata in prima linea, con il pugilato. Ricordiamoci che prima di De Carolis l'ultimo campione del mondo è stato proprio dei Cherchi. È vero, è vero. Stiamo parlando di Zoff Francesco nel 99, comunque. Sì. Noi È l'abbiamo il nostro amico. passato un po' di tempo. Ma loro spingono, sì, loro spingono davvero, davvero tanto. Cioè, loro già ai tempi del Teatro Principe facevano il possibile per regalare un grande spettacolo e per far sapere alla gente che il pugilato stava tornando. Quindi loro veramente tanto, tanto di questo merito è anche grazie a loro, perché si impegnano davvero tanto. Cioè, non mancava nulla per quanto mi riguarda, se non il pubblico, ad una riunione, come possiamo vederla in Inghilterra, come possiamo vederla in America. C'era tutto quello che serviva. Mancava davvero solo il pubblico, quindi tanto tanto merito anche a loro. Ok. Tantissimo. E poi è bello che stanno finalmente i ragazzi si riavvicinano a questo fantastico sport e sono Sì. ragazzi che comunque vengono allontanati dalle strade cioè perché vogliono Esatto. andare in palestra e quindi il pugilato può essere anche per il sociale sicuramente, quindi è questo che E voi tu, passate, però, cioè Nicolas, a questo punto, a proposito dei ragazzi, no? Questi match che si stanno organizzando in America fra YouTubers versus X, perché in questo caso è versus X, tu come la vedi? certo, Che ne pensi? ma può anche quello lì aiutare un pochettino il movimento, quello è poco ma sicuro, perché comunque crea interesse, crea spettacolo, fa un po' di show, Ma però tu Jack Paul tocca l'hai anche visto? L'hai visto pochi. Jack Paul allenarsi? Jack Paul? Sì, Che ne l'ho pensi? visto, l'ho visto. È forte perché fondamentalmente cioè, si allena per l'amor di Dio, va come un cannone, tutto, se lo vedo sempre molto carico, però sporca un pochettino quello che secondo me è l'immagine, fa fare un mucchio di soldi, perché fa fare un mucchio di soldi alle organizzazioni e a loro stessi che ci Senti, mettono da Nicolas, parte. facciamo così, guarda, facciamo così. Adesso organizziamo un trash talking, no? Nicolas Sì. Esposito versus Jack Paul, borsa, borsa per il match, circa 20 milioni, caduno, no? Così, tanto per spiccioli, 20 milioni e qualcosina. Io e Marco ci prendiamo gli spiccioli, ti va bene? Sì, aiuta tanto quello, perché se metti un pugile come magari, cioè come un fighter, come Conor sul ring, comunque le mani le sa usare. E poi fondamentalmente neanche tanto come un pugile, però lo spettacolo lo dai. Ma quando prendi uno che cioè non se ne intende, non sa praticamente nulla di sto sport, gli stai praticamente mettendo un po' di soldi in tasca, fai visibilità e basta, sporca un po' l'immagine. Certo. Però vabbè, sono sicuro che è ben divisa la cosa. Assolutamente. No, però in Sicuramente. questo caso di Jack Paul, come hai detto tu, io comunque al di là di tutto, infatti io sono contento che comunque tu apprezzi il fatto che comunque uno youtuber, sì, vero di soldi, eccetera, premesso che comunque ricordiamo sempre che lui già guadagnava i suoi bei milioncini, a prescindere dal Sì, pugilato, già lui li guadagnava, però stava già bene. bene o male no? Ha portato un po' di gente a vedere e dire: ma che è sta cosa? Io fino a ieri È vero. giocavo ai e-games, con tutto il rispetto per i e-games, ora sto vedendo quello che era amico mio, che fa invece i cazzotti come si deve, e in più mi
Devo dire, come hai detto tu, che nella fattispecie Jack Paul, al di là del trash talking eccetera, comunque si allena, cioè si allena come un atleta vero e proprio, eh. Si allena, poi, si allena. C'è poi è chiaro che al primo incontro essere il come in event in un evento di un certo tipo fa un po' strano, però un po' esagerato. E vabbè. Francesco sta facendo così perché vuole organizzare anche lui un incontro tra youtuber. Ha deciso che chiama Frank Matano e qualcun altro youtuber e organizza. Lo facciamo stesso in Sicilia, capo, assolutamente, alle pendie dell'Etna. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma vedi, in realtà tutto fa brodo, no? Tutto fa esatto. Perché poi alla fine comunque la tecnica poi esce fuori. Cioè, nel senso, se tu organizzi un grande show all'interno di un evento e poi c'è il match, quello veramente tecnico, si apprezza l'uno e si apprezza l'altro. Attenzione, questo... Esatto, sì. Fai un evento tipo Esposito Prodan come main event e prima metti una cosa di show, comunque hai creato, no, un... insomma, tanta roba. Esatto. E i personaggi che non si interessano a questo solo per il motivo che magari c'è Frank Matano nella riunione di pugilato, si avvicinano. Cavolo. Perché vogliono vedere Frank tirare due colpi. Quindi è sempre solo, certo, può portare a guadagnare tutti. Assolutamente. Tanto penso che fondamentalmente un minimo di cultura la gente ce l'ha per quanto riguarda la box e lo sport, quindi sapranno dividere le due cose, quello che è lo spettacolo proprio inteso come show e il pugilato. Assolutamente sì, va bene. Marco, magari un giorno la facciamo anche noi. Nicolas, un'ultima domanda, una curiosità. Non so se hai visto il match tra Kelly e quella categoria 2 di anziana per il titolo europeo. Opinioni e pareri su quel match. Kelly doveva essere il nuovo, ecco, il discorso di prima che facevo: è meglio arrivare più tardi a un titolo più formato che arrivarci come Kelly, che poi trovi un pugile più solito e non sai cosa devi fare e fai lo shoulder roll che non lo sai usare poi fondamentalmente. Sì. Guarda, ti dico, l'ho visto pochissimo perché l'ho guardato nella settimana in cui facevo il taglio del peso, quindi chiaramente so che ha perso male, però non ho ancora avuto modo di guardare bene il combattimento. Ho visto le prime riprese dove era partito praticamente a cannone, sembrava che dovesse andare a spaccare tutto e tutti, e poi ha fatto un calo drastico e poi è venuto fuori fondamentalmente il campione. Si è saputo far valere e lui è andato giù drasticamente in tecnica, in qualità di colpi, come velocità, come ha perso tutto quello che negli altri combattimenti invece faceva, uno spettacolo esagerato. Quando si è trovato davanti uno con un bel fegato e comunque abbastanza maturo per poter affrontare un certo tipo di combattimento e parecchia distanza di riprese, ha vinto quello. Questo è quello che ti so dire, ma ti giuro, l'ho visto praticamente in 2 allenamenti mentre facevo la cicletta e stavo tagliando il peso, quindi c'ero e non c'ero, però io ho avuto questa impressione qua. Penso che non era pronto, per me gran campione sicuramente, però non l'ho visto molto convinto mentalmente. Era questo il discorso che ti facevo prima: apprezzo più un pugile come te che magari fa più gavetta che magari chi esce dal dilettantismo, perché ha avuto una buona carriera da dilettante, un'ottima carriera da dilettante, poi viene proiettato a titoli importanti e far fare anche una brutta figura al pugilato inglese in quel caso, anche perché il russo era solido, quindi andava avanti con tutte e due le mani, non si capiva se era sinistro, se era destro, quindi fai errori poi di gioventù, ecco, usare quel tipo di difesa che sappiamo che è utilizzato solamente da chi lo sa usare, è una brutta figura quella, quindi perciò volevo chiedere il tuo parere proprio da pugile su questo. Ok, quindi presa poco l'abbiamo visto uguale. Sì, uguale, identico. Okay. Allora c'ho ancora buon occhio, okay. Ancora. No, perché non volevo appunto fare brutta figura, perché l'ho guardato, per l'amor di Dio l'ho guardato perché andava guardato, però non con tutta questa attenzione visto l'ultima settimana, però penso che sia andato appunto così come hai detto tu. Poi quando fate il taglio del peso voi siete molto sotto stress comunque. Mamma mia, sì. Le preparazioni così sono doppiamente stressanti, perché già di per sé preparare un combattimento
porta sicuramente il suo stress e la sua pressione. Portarlo al tempo fare una preparazione al tempo del Covid è anche peggio, perché bisogna stare attento ai contagi, vita sociale praticamente pari a zero, perché passi da casa palestra, palestra a casa, perché anche vedersi semplicemente con il familiare che si è visto con un'altra persona può portarti magari ad essere positivo 3 giorni dal match e hai buttato tutto, quindi lo però, stress Nicolas, è tanto. Posso dire una cosa? Forse questo per un atleta è ancora meglio, perché arrivi là stra incazzato, no? Perché sei tipo sei come tipo chiuso in gabbia, che quando esce fuori chi sei? Anziché magari sai avere quella cosa dove sai la gente esce e dice che palla, io non posso uscire perché sono uno sportivo e quindi devo stare a casa, insomma tutto quello che sì. no quello sicuramente ridurre un pochettino quello che è la vita sociale e stare chiuso in palestra focalizzato e bello concentrato, sì, ma dover stare attento al personaggio che ti passa davanti per strada, sia sulla mascherina o meno, quello è pesante, è proprio il limite, mamma mia, è massacrante. Spero che finisca presto. Sì. Infatti io penso che Grandelli e Tassi appena salgono sul ring se le danno di santa ragione, povero sì. Francesco, anche perché sì. Lui è stato attentissimo da... Però, ecco. Bruttissima. È una roulette russa, prende chi prende. Puoi stare attento quanto vuoi, se vai a fare il tampone sei positivo, è finita, basta. Non ci sono scuse. Soprattutto se mancano 3-4 giorni al match, è così. Ma è bruttissimo, attento, ma... troppo brutto, ti sei preparato, hai fatto il taglio del peso, hai fatto tutto quanto e poi arrivi là e non puoi combattere. Mentalmente è devastante. Va bene, Nicolas, abbiamo altre domande da fare, sommo sacerdote, o possiamo... No, va bene io così? Ho finito, lo lasciamo libero. Allora, Nicolas, ti ringraziamo per la tua disponibilità e per questa chiacchierata che alla fine siamo riusciti a tirar fuori. E di nuovo complimenti per il match, che è stato un match veramente di alto livello, e nulla, detto questo, da parte di Francesco La Fauce, il team di Stone Fighters TV è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata improvvisata, dai. Ciao Nicolas. Grazie, ciao ragazzi, ciao Nicolas, ciao. Stone Fighter, Stone Fighter, Stone Fighter, Stone Fighter, Stone Fighter, Stone Fighter, prendi un destro e un sinistro e forse un low kick, sei sul magico schermo di Stone Fighter TV, c'è la Fauci Francesco, non ti perdere il film, se non piace la lotta non passarci da qui, Stone Fighter TV.